Allora, Enrico Rossi, torna anche quest'anno in piazza qui a Lucrezia di Cartoceto Music Square. Qual è il programma? Ma innanzitutto occorre dire che con Music Square torna l'evento musicale live dell'estate, è giunto alla sua nona edizione, un evento fatto appunto di tanti concerti, di tanta buona musica e di tanta capacità artistica, che sarà la protagonista assoluta poi di fatto qua in Piazza Giovanni Paolo II a Lucrezia di Cartoceto. Un evento, dicevo, giunto alla nona edizione che, come ormai vuole la storia, la tradizione di questa manifestazione, si apre sempre con il contest Frammenti e Contaminazioni dedicato ai giovani e ai gruppi emergenti. Devo dire, la qualità musicale e artistica dei gruppi che si sono esibiti negli anni è senza dubbio cresciuta notevolmente. È un evento ed un palco particolarmente importante che ha dato negli anni modo e possibilità a tanti giovani gruppi di esibirsi, ma soprattutto poi di essere catapultati dopo quella che è stata l'esibizione a Music Square nel panorama musicale nazionale, e hanno avuto anche la possibilità di collaborare poi con diverse case discografiche. Quest'anno al vincitore andrà la possibilità di registrare due singoli presso uno studio audio di registrazione qua della nostra provincia. E poi le altre due serate, anche qua quest'anno un cambio direi piacevole, la scelta invece è ricaduta non su due tribute, ma è ricaduta su due veri e propri artisti. Il 26 di agosto il protagonista sarà Stefano Ligi, in concerto con un passaggio, con una rassegna di canzoni d'autore da Paolo Conte a Battiato a Battisti, a Lucio Dalla, perché si tratta di un artista, Stefano Ligi, che ha collaborato per tanti anni con Lucio Dalla. Chiude invece l'edizione 2017 di Music Square un artista direi eclettico, frizzante, che sicuramente saprà far ballare e coinvolgerà tutta Piazza Giovanni Paolo II, che è capace di suonare con i piedi e con le mani contemporaneamente insieme a tutta la sua band. Dicevo, sarà in grado di mixare quello che è il genere storico del rock and roll insieme a tanti altri brani classici italiani, ma non solo, rivisitati, stravolti, reinventati appunto in chiave rock and roll. Questo mix che ha creato questo artista famosissimo, Matthew Lee, sono sicuro saprà coinvolgere tutta Piazza Giovanni Paolo II. Tra l'altro, anche in questo caso parliamo di un artista che di recente ha avuto una importante collaborazione con Gigi Proietti per la sua ultima trasmissione su Rai 1, e soprattutto parliamo di un artista che è abituato a girare il mondo e a calcare i palcoscenici di tutto il mondo. E quindi sicuramente un programma ricco di tanta qualità musicale quest'anno a Music Square 2017. Vi aspettiamo ovviamente dal 25 al 27 agosto in Piazza Giovanni Paolo II a Lucrezia. Guarda la luce.